Buon pomeriggio, alle nostre spalle il nostro bel mare, siamo alla rotonda di Ardeanza, Simona. Giovedì 26 novembre, diciamo che tra un mese è finito pure il Natale. Esatto, fra un mese è già superato anche il Natale, però intanto noi... prendiamocela con filosofia. E andremo a fare il due passi giro con l'architetto Riccardo Ciorli, che è qui vicino a noi. Eccolo qua. Salve ragazzi. Dove ci porti oggi? Ma ascolta, ho dovuto cambiare programma all'ultimo momento perché mi hanno telefonato i miei conterranei, io abito qui all'Ardenza, ho detto ma te nell'ultima volta hai parlato d'Ardenza sulla metà, e allora mi è toccato e Ferdinando me lo aspetterà, tanto lui sta lì calmino. E noi oggi parliamo di Ardenza. Cosa parliamo di Ardenza? Parliamo di quella parte d'Ardenza più idonea a se stessa, cioè la linea lungo il mare, che ci permette di conoscere un po' la cosa diversa. Ma parleremo un po' più di una curiosità. Intanto, dove ci troviamo noi in questo momento? Si inquadra il mare, architetto, che è certo, meraviglioso. Certo. Intanto c'è una luce meravigliosa, cioè il sole sta già tramontando, pensate che sono le... uno spettacolo. Le 16:38 novembre, però questo è, insomma. Quello che vediamo lì davanti, e ci siamo mai chiesti che cos'è quel promontorio, ecco, quelli sono quello che resta. Vedete, c'è un promontorio e poi c'è una specie di ponticello. Io mi ricordo che una ventina d'anni fa si vedevano ancora le basi di alcune fondazioni in legno. Era quello che rimaneva delle palafitte dei bagni Universal, che si trovavano proprio in questo tratto qui. Erano bagni popolari, anche se popolati di un certo, perché erano con le tende, che si trovavano in questa zona qui. In fondo vediamo la villa Chayes, che oggi è un hotel, che porta lo stesso nome dei bagni che erano lì, cioè Universal. Più vediamo le palazzine costruite negli anni del Novecento, perché in precedenza qui non ci si poteva arrivare, fino a che non è stato costruito il ponte, i tre ponti, che oggi sono diventati 5, ma non so con quale successo, che le vediamo lì, che sono stati costruiti alla fine dell'Ottocento per iniziativa di un privato che si è deciso, dice ci metto i soldi io, questo conte, e costruisco il ponte per costruire la via dei Cavalleggeri. Ma dite un po' un attimo, architetto, perché Simona sta inquadrando proprio le volte dei tre ponti, vedete dove ci sono le alghe, no? Sopra probabilmente sono tutte alghe, tra l'altro c'è un gatto, credo, che si è intrufolato, non so se lo vedete. No, più che un gatto, forse una pantegana. Una pantegana, no, forse un cagnolino, spero. Insomma, lì il nostro... Sì, un padrone con il cagnolino, esatto, ecco. Un padrone col cagnolino, per fortuna. E allora, il nostro web spettatore Eros Burroni, se non vado errato, Eros Burroni ci segnala e ci dice perché non si ripulisce lì, perché se poi arriva la pioggia torrenziale praticamente il deflusso delle acque è ostruito. Quindi facciamo un'impresa diretta, un segnaliamo, magari poi torneremo qui. Certo. Andiamo avanti. Sì, questo fa parte dei vari lavori pubblici che il Comune, ahimè, ha dovuto tralasciare, come per esempio, se ci avete fatto caso, mi hanno segnalato a me lì nella zona della Piazza Garibaldi, dove sono cominciati i lavori e sono stati abbandonati. Ma ritorniamo un attimino a noi. Qui abbiamo i tre ponti, vediamo laggiù la chiesa dell'Apparizione, in alto la palla del radar, del famoso radar qua, vediamo che si è commentato per tanto tempo. Allora, anche riusciamo il radar, Simona riesce a inquadrare anche il radar, eccolo là, eccolo lì. Mi sembra radar di una luna che tramonta dietro il monte, ma non è così. Che è una struttura privata ma utilizzata per usi militari. E poi, se continuiamo a girare, vediamo poi la villa, una villa moderna, ma accanto vediamo la villa della famiglia Fremura, e girando qui ci troviamo in uno spazio indefinito. Cosa c'era in questo spazio? In questo spazio indefinito, proprio là dove c'è quella statua che poi andremo a vedere, si trovava la torre di Ardenza, costruita nel 1595. Era una torre dei cavalleggeri, cioè di coloro che dovevano controllare la costa. Non era una torre difensiva munita di armi e tutto questo. Sì, c'erano le armi, perché questi cavalleggeri, che sono equiparati agli attuali finanzieri, dovevano controllare la costa, ma si trattava di una torre dove accanto c'era il forno, vi era il pozzo e vi era la stalla dei cavalli, e sotto, là dove c'è questo pavimento che deve essere restaurato, perché
di una palestra che sta sotto. Transennato? Transennato, forse andrebbe transennato un po' meglio. La si trova la palestra, una palestra ginnica che sono l'altro che le cantine della torre e dei forni. Quello del sole, Simo, che ci sta salutando. Come scrive qualcuno, salutando. È solo il giorno che muore, come ha scritto qualche cantante. E quindi questo è il nostro tramonto. L'ultimo sole del 26 novembre 2020. Andiamo avanti. Andiamo avanti, andiamo a vedere questa cosa strana, che chissà quanta gente ha passato accanto e non l'ha osservata per quella cosa. Che cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere una Moai. Usualmente una statua del genere bisogna, per andarla a trovare, bisogna andare all'isola di Pasqua. Invece qui abbiamo avuto il caso opposto, abbiamo avuto gli abitanti dell'isola di Pasqua, cioè i Moari, chi si intende di rugby sa benissimo chi sono i Moari, sono venuti dei Moari qui a Livorno e hanno preso i tronchi di platano e ci hanno regalato questa statua, la quale spostiamo intanto, eccola qui, la quale rivolge le spalle al mare. Infatti verrebbe spontaneo pensare, ma perché una statua le rivolge, non guarda il mare? Non guarda il mare perché controlla, cioè praticamente messa qui per osservare l'abitazione dell'amico Rapa Nui Bianco, cioè colui per il quale questi Moai nel 2018 sono venuti, hanno fatto questa realizzata e poi ne hanno realizzato un'altra che si trova oggi all'acquario. Protegge la città rispetto al mare. È un po' corrucciato come l'espressione della bocca. È molto corrucciato. E qua arriviamo al nostro disegno. Al nostro disegno, che è la fratellanza fra i popoli della Moai e Livorno. E praticamente con Marco Berni, che è questo personaggio ardenzino. Grande vocatore, nonché grande appassionato della storia dell'isola di Pasqua, nella quale sempre studiare. E questa statua, cioè, è stata grazie a lui, loro sono venuti, l'hanno proprio scalfita proprio qui su questo punto e l'hanno scolpita a questo punto e depositata. Ci inchiniamo davanti a questa scultura. È una scultura critica, se vogliamo, ma rappresentante. Pensiamo una cosa strana, no? Il mare, abbiamo visto una volta, unisce ciò che la terra divide. Esatto. Allora, avete mai pensato che quando toccate il mare, nello stesso le onde si muovono e nell'oceano potrebbero sentire l'acqua che tu hai toccato dopo magari 10 anni, cioè, ma è la stessa acqua che si muove e si va dal verso di là. Esatto. Allora, siamo filosofici oggi. Lezione di filosofia. Ora noi si dovrebbe andare dentro là, però non so se riusciamo a avere ancora luce. Un po' di luce per... Vabbè, proviamo, un po' di guadagno, come si definisce in gergo. Noi ora entriamo in quello che è il parterre della rotonda. Il parterre della rotonda, questa struttura a forma di ovo, a pianta di ovo, dentro una struttura quadrata. Il che, se ci pensate, è tutta una simbologia, ma questo lo affronteremo in un altro momento. La simbologia dell'architettura. Simbologia dell'architettura, di che tipo? L'architettura paesaggistica. Dell'inizio e della fine, perché se voi lo guardate in pianta ricorda qualcosa che è l'inizio della vita. Cioè, quindi? Il feto, dici? Sì, l'apparato sessuale femminile che rappresenta un po' questa cosa qui. Mentre dalla parte opposta abbiamo il Granducale Cassini d'Ardenza, che c'è l'omega e è la fine. Perciò abbiamo l'alfa e l'omega. No, mi aveva illustrato l'architetto poco prima del tuo arrivo, mi aveva illustrato questo fatto che Casini d'Ardenza ricordavano, insomma. Tra l'altro, rotonda Carlo Azeglio Ciampi, ricordiamo che il 9 dicembre prossimo ci sarà tutta una serie di iniziative, vero Simona, sulla figura di Carlo Azeglio Ciampi, ex Presidente della Repubblica. E quindi... Logico, e quando si parla di simbologia è anche interpretazione. Perciò l'interpretazione architettonica esiste, però è anche soggettiva.
è come quando si guarda un quadro, cosa vede un bel quadro. Però io invito chi mi ascolta, chi vede, a vederlo, a pensarci un attimino su questo oggetto. Ora noi ci stiamo portando verso lo chalet dell'Ardezza, questo famoso edificio che è stato ristrutturato recentemente, il quale è stato costruito intorno agli anni della Prima Guerra Mondiale, del 1915. Però non era un bar, perché il bar per antonomasia era l'Alhambra, che poi è diventato... Ma era niente, proprio di meno che la stazione del tram. Quindi da qua passava il tram? No, dalla parte opposta. Dalla parte opposta. Questa era la capolinea, no? Questa era la capolinea e c'era la piastra tonda dove si prendeva sul il trammino e si girava e tornava indietro. Erano leggeri, c'erano perché le poi da Icche. Era il famoso trenino che arrivava a Tirrenia? No, no. Il trammino. L'omnibus. Tra l'altro sull'omnibus c'è anche un capitolo del libro Cuore di Amici, che un bimbo viene travolto dall'omnibus nella Torino del secolo scorso. Ecco, qui c'è ancora due secoli fa, si vede quasi più, però è quasi, si rilegge un pochettino la cosa tonda, vedete? Sì. Che la piastra che è stata usata per tanti anni come sala da ballo, ma in effetti era il luogo dove il tram che arrivava dal lato di fronte a noi dove andiamo ora girava, lo prendevano, lo spingevano come tanto, ma questo sistema è stato usato anche tanto tempo in ferrovia, dove esistevano le piastre per girare i treni, ma proprio le piastre giravano, cioè sì, girava il treno sul binario. Andiamo di là, allora, di qua, quindi, di qua, perché andiamo a vedere Villa Tiberini, abbiamo lasciato Villa Moretti per ragioni che oggi non c'è rimasto più niente, anche la Samama che l'abbiamo qui dove c'è questo gazebo in ferro, ma merita due parole la Villa Tiberini, che è questa qui con il cancello bianco. Che avevamo già incontrato, no? Nel periodo estivo. Sì. Ed aggiungo solo un fatto, che dal 1859 qui vi era l'Angelina Ortolani, moglie del Tiberini, donna virtuosa, la quale i giornali dell'epoca dicono che quando cantava lei, parole dell'epoca, il popolo andava in sullucchero. Addirittura. E si affacciava da quel terrazzino. Andiamolo a vedere. Andiamo a zoomare. Eccolo qua. Villa Tiberini. Pensiamo a questa signora che si affacciava e che cantava, e magari da questa parte c'era... Siamo nel 1860-70. 1860-70, diciamo indicativamente, sì. Simone ha 100 anni prima della nostra nascita. Diciamo che su queste panchine magari ci... C'era panchine, c'era la bellezza in questa zona, vi dico anche quante. La bellezza di, corredata di 25 sedili. 25 panchine, 25 sedute. Eccola lì. Una sì, una no, come ai tempi del Covid o no? Quindi abbiamo visto una panchina in pietra. Sì, è una, no, delle, ultime è una delle ultime rimaste. Comunque salutata. La cosa, il Tiberini, questa cosa, probabilmente non la vide molto bene. E allora per compiacere l'Angiolina, spese, dilapidò tutto il suo capitale. Ah, senti bene. Andò a finire una clinica psichiatrica. Poi si riprese, fu portato a Reggio Emilia per farsi una carie dei denti, e mentre si faceva la carie dei denti morì. Morì sotto la carie. Il 16 maggio 1880. Uno dei più grandi tenori dell'epoca, dell'Ottocento, Mario Tiberini, che era conosciuto in tutto il mondo. Livornese. No, era di Salerno. Di Salerno, pensate un po'. Però stava lì, da 1859 era città, quindi ecco qui. E qui vediamo proprio la direttrice, qui si dritto il trammino va fino verso Villa Letizia o quella che vogliamo chiamare Villa Letizia, Villa Poniatowski, perché si deve niente proprio di meno che a un principe russo che decise di costruire, vende qui in Toscana, vende a Livorno ed è appassionato di musica. E decide di costruire una villa in questo punto e la chiama e prende qui dov'è il felciaio e ricostruisce la sua villa. La villa poi diventa di proprietà
dello Stato che vi importa una, diciamo siamo all'epoca del fascismo, una colonia che si chiamava Letizia e abbiamo ecco e da lì Villa Letizia. E da lì Villa, invece c'era come si chiamava in russo? Poniatowski che a Livorno no. Si sarebbe bene non dire. No, no. Poniatowski no. Poniatowski no. E quindi non era solo, c'erano già i russi che investivano. Non era solo. Pensavo che abbiamo avuto anche persone più importanti, sapete in che cosa. Andiamo avanti, ora ne parliamo. Allora, siamo in un punto dove abbiamo poca connessione. Segnale. Però noi andiamo avanti, camminiamo alla ricerca del segnale migliore, chiaramente il bello della diretta, prossimo. Sì, sì, anche questo. Tanto stiamo tornando in uno spazio di luce, abbiamo attraversato la rotonda di Ardenza e quindi eccoci qua, riconquistiamo il mare. Questi erano la regola per la quale le persone non potevano entrare normalmente in questi luoghi, c'erano le catene. Come vediamo anche i granducali, se una persona del popolo oltrepassava e si doveva mettere la cravatta oppure si vestiva bene, però la leggenda vuole che invece di che servirgli il caffè gli veniva servito i fondi di caffè. Pensavo una fucilata, quindi tutto sommato è andata bene, no? Qua abbiamo Villa Montanelli, eccola qui col timpano, che è di proprietà dello Stato, perché questa fu sequestrata alla famiglia Knell, che era la famiglia ebraica, e poi naturalmente l'hanno comprato i privati dallo Stato e oggi di nuovo è in vendita. Casa, Simone, ecco, potrebbe essere la prossima residenza Pucci. Poi magari fra qualche anno parleremo della storia, della villa. E avrò poi dilapidato i miei soldi, sarò impazzito per una carie e morirò da dentista. Fine mio. Del maggio magari del 2060. Allora, andiamo avanti. Noi abbiamo sempre le nostre. Qui intanto ci stiamo dirigendo verso. Verso il mare? Verso il mare. Abbiamo le onde del Tirreno, Bagni Peiani. Bagni Peiani che sono stati costruiti insieme ai Granducali Cassini d'Ardenza. Quindi erano i bagni dei Casini d'Ardenza. I bagni si sono costruiti fra il 1840 e il 1844. Perché? Perché mentre le costruivano, a Giuseppe Campellini li sprofondò in costruzione. Era terreno acquitrinoso e allora questo è costruito su un edificio preesistente. Ah. La serie di edifici isolati, chiamati Cassini, chiamavoli oggi residenza a Vallettre. Tanti piccoli appartamenti. La cosa curiosa, mi sono fermato apposta qui, che questa ala che vediamo qui noi, l'ala sud del Palazzo Sud, fu di proprietà fra il 1900 e il 1935, e qui vi ci voglio, del barone Herbert von Benkendorf. Benkendorf. Chi era? Era cugino del cancelliere tedesco che resse la Germania pochi anni prima di Hitler. Quindi, pensate un po'. Roba grossa, effettivamente. Vi era tutto qui dentro, la sala da biliardo, c'era ancora la cappellina, e la leggenda vuole che qui, mentre in questo ristorante, vi fosse questa ragazza, chi la chiamava una ballerina, perché siamo in un caffè chantà, perciò si mangiava e si ascoltava la musica, praticamente per problemi di amore. Un giorno decide di suicidarsi negli scoglio, che oggi è chiamato scoglio della ballerina. La famosa ballerina che abbiamo dato conto nel nostro servizio sulle spiagge. Il censimento delle spiagge. Non è il momento, c'è passato accanto l'erede di Herbert von Bodenheim. C'è passato proprio questo momento. Ah sì, è proprio l'erede di... Però non vuole farlo sapere. Lo decide, non vuole farlo. Eccolo qua. Cioè, quello però non è un pastore tedesco. Vabbè, poi le zalume si legano alla cosa, eccetera. E niente, cosa facciamo? Continuiamo? Ci abbiamo luce? Che dici? Un po' di luce ce l'abbiamo ancora, continuiamo per qualche altro minuto.
qui si va sulla ciclabile, quindi attenzione perché se passa le zanzare che non le zanzare che non mollano nonostante la freddata degli ultimi giorni e tutto il resto. Quindi dunque noi ora stiamo andando alla baracchina Alhambra, non esotico, perché esotico era questo luogo, perché ricordiamoci che il nostro amico era venuto qui alla Tiberina, era venuto qui a spendere soldi, perché qui c'era le chemin de fer, la roulette, le donne, eccetera, e c'era una bar chiamato Alhambra, che è un liquore orientale, costruito nel 1897. Ma compagnie basse. Lo chalet importante per antonomasia, il quale nel 1929 viene preso in mano da un architetto del comune, lo cambia, gli dà un colore rosso, costruisce completamente l'edificio e nasce nel 1929 la baracchina rossa. Quindi la baracchina rossa ha 91 anni, per come la conosciamo noi, no? Dalle ceneri di Alhambra. Di Alhambra non c'è rimasto più niente, fu raso al suolo, perché noi stiamo parlando di strutture, come anche lo chalet Garibaldi, che per il 30-40% erano in legno, perché costava di meno ricostruire il legno durante le mareggiate piuttosto che ricostruire in muratura all'epoca che non c'era il cemento. Ora d'ora in poi voglio dire architetto, Alhambra, voglio andare a prendere un caffè all'Alhambra. E qualcuno dirà, ma che stai dicendo? Se fuori dice beh, invece noi andiamo all'Alhambra. Esatto, è all'Alhambra. Ed il Foscoscioli gli dette questo colore rosso, e come naturalmente sempre a Livorno, che le cose si conoscano non per il nome che gli viene dato, ma per il colore. Per il colore. Allora, è certo. C'è la baracchina bianca, la baracchina rossa, la baracchina azzurra. Cosa c'è di sbagliato se dico che speriamo che per ceppo possiamo andare a berci un caffè all'Alhambra? Non c'è niente di sbagliato. È un modo di dire un po' livornese, no? I nostri nonni dicevano per ceppo. È che capiscano, esatto, io che sono fiorentino so cos'è il ceppo, non so se a Livorno si usi di ceppo. Sì, nonni, mia nonna diceva il ceppo, tra poco è ceppo. È il ceppo, esatto, il ceppo è sul fuoco. Allora, chiediamo ai nostri telespettatori che cos'è il ceppo. Tra poco è ceppo, rispondete. Speriamo per ceppo di poter andare a riperci un caffè all'Alhambra. Date una spiegazione di questo. Quindi spippolate ceppo e... Tanto... rispondere. Intanto noi con tutto rispetto però a Ro per esempio questo... o a Grate Brianza questo un c'è. No, non vogliamo è che bene tu, agli che amici. Tu vieni e hai un porticciolo costruito negli anni 60 e là dove si trovava un approdo di pescatori che poi vedremo in seguito la prossima volta quando continueremo il nostro viaggio, al quale è stata dedicata anche una statua. E che così ha contatto direttamente al mare. Ed io che sono piandenzino è ancora più apprezzabile quando c'è il libeccio, che allora il mare ci viene incontro e qui è una zona accattivante, ecco, che è sensibile per me che sono fiorentino. Assolutamente. No, pensavo l'Atalanta ha vinto in casa del Liverpool, però poi Livorno in C e forse farà una brutta fine, però poi no, Simo. Questi sono i nostri colori. Scusate se è poco. Scusate per la cartolina. Portate pazienza per la cartolina. Allora, andiamo all'Alhambra o dove? Direi di tornare indietro. Torniamo indietro perché fra poco è buio e pensate non sono, forse sono le 17 e qualche minuto. Sì, 17:01 è praticamente buio. Questo per dire, insomma, l'autunno, le stagioni. Come chiusiamo? Intanto stiamo passando quelli che sono stati i bagni dei Granducali Casini d'Ardenza. Io credo di aver soddisfatto almeno in parte quello che sono i desideri degli ardenzini, che come ricordo sempre, l'ardenzino non sempre è un livornese, perché come l'antignanese gli ardenzini si sentono borgo e si sentono persone da parte. Io una cosa che mi stupì la prima volta arrivai qui a Livorno, trovai degli amici che la mamma gli disse: Roberto, ma che fai stamani? Si va a Livorno? Rimasi stupito.
40 anni fa, dove sei? Ho sbagliato, dove sono? E poi vede fuori il discorso della torta, le 5 del pomeriggio, ho detto, beh, non è passato una resta nel pomeriggio alle 5, mi rimane un po' sullo stomaco. E poi ho capito che cosa voleva dire. E questo è il contatto con la città che mi piace continuare a tenere, anche in questi nostri convivi. E direi, ecco, la prossima volta vediamo di continuare questo percorso sul mare, andando un pochino più giù della Via dei Pensieri, perché si chiama in questa maniera, e facciamo un appunto sulla Villa Trotzubert, che è stata anche questa di proprietà di una partesa. Adesso, Tomà, grandi museo. A fantasmi che siamo messi a Ardenza. C'è Ardenza Terra, ne parlavamo la scorsa estate. Sì, esatto. Qui sul mare, che volete? Ah. La vita della... di uno non ha la nobiltà, no? Siamo d'accordo, però vi era quella popolazione alto borghese, che è quella che abitava, dove andate a vedere, non sempre locale, i loro salotti vivevano una vita a parte, che non è condivisa con il popolo esterno, abbiamo detto quella del caffè, perciò confessare che nella loro villa, nel loro palazzo, vi fossero dei fantasmi, Non era una cosa gradita, diciamo di... logico, quella della ragazza che si è suicidata e si è buttata in mare qui vicino, qualche riflesso deve aver avuto. Il fatto della presenza della chiesa di San Fele che è scomparsa all'interno d'Ardenza e forse l'ho ritrovata, oggi è un magazzino del legname. Avrà un suo riflesso, però nemmeno nei racconti che sono andato a vedere, diciamo salottieri, si parlava di questo qui, si parlava della faccenda del Cavebondi o della Tiberini o queste pettegolezzi su queste donne dell'epoca abbastanza frivole che appunto facevano salotti. Non mi viene fatto di sapere altro su questa su quindi se dovete comprare casa Ardenza, tranquilli che ce ne sono. Ci sono poche episodi, presenze. Noi architetto ci vediamo giovedì prossimo, certo. Anticiperemo alle 16, giusto perché stiamo entrando in dicembre, quindi sarà un mese sicuramente le giornate cortissime, quindi alle 16 il nostro appuntamento a Spasso Conciorli. Andremo a Spasso dove? Ritorneremo molto probabilmente qui sulla zona di Ardenza, però arriveremo alla Rosa, perché una volta tanto parliamo della Rosa. Pochi ne hanno parlato sempre della storia. Grazie e alla prossima. Se volete rivederlo potete andare sul nostro sito nella sezione Cultura a Spasso Conciorli. Grazie.